allora ti faccio l'ultima domanda, così assumiamo anche una serie di cose. Partendo da un passo di Marx che secondo me è interessante, quello in cui Marx dice che dalla fase della dipendenza formale, l'epoca in cui diciamo, gli schiavi, i servi, no, erano diciamo, giuridicamente proprietà di un padrone, col capitalismo siamo passati in una società nella quale c'è un'indipendenza formale, no? Per cui nessuno dipende oggettivamente, tu puoi scegliere il padrone, puoi licenziarti quando vuoi, naturalmente quale devi trovare comunque un padrone per mettersi in un lavoro in un'esistenza, no? Quindi da una dipendenza formale a una indipendenza formale, che però si combina con una dipendenza reale, sostanziale, no? I lavoratori sono comunque dipendenti, no? Quindi questo diciamo sogno di universalismo, no? Che la borghesia agita astrattamente, soprattutto nella fase in cui cerca di conquistare diciamo, il potere politico, quando è ancora diciamo, una classe dominante, no? Sia pure in un capitalismo che si è già sviluppato, e che è quello che porta alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, alla legge uguale per tutti, no? Poi si combina proprio con una realtà in cui la legge del capitale non è uguale per tutti, perché ad esempio c'è una cosa che insomma, voglio ricordare, ma ho ricordato tante volte, no? Cioè se uno va a fare l'analisi, no? dei laureati all'università si accorge che arrivano alla laurea mediamente, adesso il numero è già a caso, capite il punto, il 50% dei figli dei imprenditori, il 40% dei figli dei liberi professionisti, il 30% dei figli di insegnanti, fino a scendere agli operai i cui figli si laureano per l'1%. Addirittura c'è una classe ancora messa peggio, che sono gli accenti agricoli che si lavorano per lo 0,5%. E allora, diciamo, poi quando si dice l'università, l'accesso è garantito a chiunque, però poi nella pratica si lavorano i ricchi e i poveri no. Quindi o se ne deduce che i ricchi sono più intelligenti dei poveri, o se ne deduce che diciamo, la condizione economica influenza anche l'esito accademico universitario, no? Allora, quindi, nella pratica, quell'universalismo, quell'università di diritti non si realizza. E allora appunto no, dall'universalismo formale della borghesia all'universalismo reale, anche questo è un tema diciamo, che tu affronti nel libro. E insieme a questo diciamo, il tema dell'universalismo reale come prospettiva no, nostra, io la chiamo comunismo, io la chiamo come vuole, però comunque di una società nella quale l'uguaglianza è davvero praticata, reale e non semplicemente enunciata astrattamente, te lo dico un altro punto che è questo, perché tu parlavi prima diciamo di un problema della sinistra che dal 68 in qualche modo ha, è molto interessante, mi viene in mente una cosa che dice sempre Costanzo Preve, che io parlo che sono abbastanza amante di Preve sul piano filosofico, molto meno sul piano politico, però diciamo è sempre molto stimolante, lui diceva che la differenza tra un militante dei centri sociali e un liberale è che il liberale è disposto a pagare per le merci che intende consumare, mentre il militante dei centri sociali pretende gratuitamente. Allora io ho frequentato anche un po' qualche, diciamo, fugacemente mondo dei centri sociali, però devo dire che questo discorso che ha fatto prima Diego si attaglierebbe benissimo anche a questa dimensione. Cioè, c'è un desiderio, come dire, di godere, no? Giorno per giorno, individualmente, delle cose, no? Che ha ben poco a che fare con l'idea di messa in discussione del mondo in cui si vive, anzi ha a che fare moltissimo con trovarsi la propria nicchia dentro questo mondo e cercare di vivere il meglio che si può. Però una cosa interessante è questa, te la aggiungo, in parte l'hai già affrontata, però secondo me è interessante perché sia in Tornato Marx, sia in Medina Mercatalia c'è il tema dell'ideologia, prima ne hai parlato quando parlavi della naturalizzazione, della pretesa del capitalismo di considerarsi come una cosa naturale. Il capitalismo è davvero una società che è in dialettica con la natura dell'uomo, no? Quindi non si può andare oltre questa società. Ecco, la cosa che mi sembra interessante è questa, e cioè che noi siamo di fronte ad una sinistra, naturalmente io critico la sinistra non perché sono di destra, ma esattamente per l'opposto, ma questo penso che sia chiaro, ma ci tengo a sottolinearlo perché a volte l'andare oltre la destra e la sinistra poi viene frainteso e qualcuno diciamo, fa un po' confusione su questo problema. Io sono convinto anch'io che oggi i termini destra e sinistra tendano ad essere molto poco espressivi, no? Di ciò che avviene, cioè che non siano sufficienti per cogliere gli elementi fondamentali, però bisogna stare attenti poi a non invece sbagliare in modo in cui si nota. La cosa interessante invece è questa,
il capitalismo assoluto nel senso in cui diciamo, funziona a pieno regime. La sinistra invece di mettere in discussione il modo in cui funziona questo capitalismo, proprio perché produce, mette in discussione anche moralmente quelle conseguenze che ha sulla povera gente, sui lavoratori, sulle persone, si impegna, si ingegna per migliorarlo, per farlo funzionare bene. Allora critica per esempio il modo in cui viene affrontata la crisi, no? Se tu ascolti un esponente della sinistra ti dice che la crisi potrebbe essere superata se adottassimo delle misure che in genere sono misure di redistribuzione del reddito, no? Si dice è una crisi di sottoconsumo, diamo un po' di soldi ai lavoratori, i lavoratori cominciano a comprare, comprando si rimette in moto il meccanismo della produzione e si esce dalla crisi. Questa è una cosa che noi sentiamo continuamente in televisione, sul giornale da parte della sinistra, e secondo me è interessante per due fattori. Il primo perché dimostra che questa sinistra non solo ha abbandonato Marx, ma non lo ha mai letto, non sa come funzionano le crisi capitalistiche, tanto meno sa come si esce dalle crisi capitalistiche, si esce sempre sulle spalle dei lavoratori, mai diciamo sulle spalle dei padroni che le hanno generate, ma soprattutto perché diciamo il proporsi di far funzionare bene il capitalismo, dell'insegnare ai capitalisti come dovrebbero svolgere il loro lavoro, è il sintomo di una sinistra che è ormai rimasta, ha acquisito questo elemento ideologico della insuperabilità di questo mondo, no? Siccome questo mondo è insuperabile, oltre a questo mondo non si può andare, pensare il comunismo è una cosa impossibile perché siamo stati sconfitti, perché l'abbiamo visto come è andata a finire, allora se dobbiamo restare qua, quello che possiamo fare è cercare di proporre qualche ricettina per starci un mese. E allora vengono fuori tutte le proposte, i suggerimenti, consigli al principe su come far funzionare l'economia, su come attraverso l'intervento dello Stato, il bene comune, eccetera, eccetera, cercare di far funzionare il capitalismo, non dal capitalismo, ma da qualcosa che va nell'interesse del lavoratore. Io trovo una grande contraddizione e che, secondo me, diciamo, i libri di Piero Fusaro hanno veramente il merito, in qualche modo, di denunciare, no? Perché pongono il problema. Il capitalismo è questo e noi dobbiamo superarlo per realizzare quell'universalismo reale che la borghesia ha annunciato in un certo momento, ma poi non ha potuto, non ha saputo e non poteva forse praticare coerentemente. Con questo concludiamo, diciamo adesso diamo la parola a Fusaro e poi dopo vi preparate le vostre domande, me le segnalate, come vi dicevo prima vi chiedo se volete fare un contributo, una riflessione non troppo lunga, pochissimi minuti anche di riflessione, domande a Diego, così lasciamo tutto lo spazio oggi per sentire. Io partirei dalla suggestione interessante relativa alla crisi che tu sviluppavi poco fa. Bisogna essere molto chiari su questo tema. La crisi di cui continuamente si parla, e tanto più se ne parla quanto più non se ne comprende l'essenza, in verità, la crisi di cui tanto si parla non corrisponde, dal mio punto di vista, almeno a un momento transeunte, a un accidente del capitale che se funzionasse a pieno regime invece darebbe benessere generalizzato e collettivo. Dal mio punto di vista la crisi oggi corrisponde a un preciso modo, una precisa politica neoliberale per governamentalizzare l'esistenza, e mi spiego. La crisi non è un fenomeno passeggero, il capitalismo è sempre in crisi, se per crisi intendiamo i soprusi, le ingiustizie, lo sfruttamento e così via. Ma la crisi, nella fattispecie di cui siamo oggi abitatori, chi più e chi meno, ma è un fenomeno generalizzato evidentemente e non è solo economico, sia chiaro, la crisi oggi è un preciso modo con cui le politiche neoliberali gestiscono le nostre esistenze. Le politiche neoliberali hanno questo di odioso, oltretutto, il fatto che non hanno nemmeno la dignità di firmare i loro crimini. Io dico sempre che Hitler firmava i suoi crimini, ci metteva la faccia nelle sue oscenità. Oggi invece a chi dovremmo rendere grazie per quello che sta capitando? Per i tagli dei salari, per l'innalzamento dell'età pensionabile, per i contratti precarizzanti e così via, no? La politica neoliberale ha questo di particolarmente insopportabile, il fatto che scarica continuamente le colpe all'anonimato del sistema e del mercato, no? Le leggi del mercato, deresponsabilizzando gli individui.
laddove poi con movimento simmetrico opposto attribuisce agli individui le colpe del sistema. E allora la crisi artatamente governata dalle politiche neoliberali, dallo stato minimo contro i lacci e lacciuoli del welfare state, dalla ricerca dell'austerity e così via, sono artatamente gestite dalla politica neoliberale e poi attribuite alle leggi del mercato. Laddove invece il fatto che i giovani non trovino lavoro, siano precari, c'è evidentemente una colpa sistemica, viene puntualmente scaricata addosso ai giovani come se fosse loro responsabilità. E allora di qui l'insopportabile retorica dei mammucioni, del non essere chiusi nello scegliere il posto che capita, nell'amare la precarietà come forma esistenziale pluralistica, no? Pluralistica perché appunto il posto di lavoro fisso è annoiante, fastidioso, che ha un livello di ipocrisia pari a quello di chi mettesse in guardia un affamato rispetto ai rischi del colesterolo, capite bene? Ma l'ipocrisia raggiunge livelli totali. Oggi io sono convinto che stante il fatto che la famosa mano invisibile del mercato non si vede perché non esiste, la sola mano invisibile realmente operante è quella della violenza economica, evidentemente, che non firma i suoi crimini e che produce continuamente cadaveri, non nella forma tradizionale del nazismo che produce le masse di morti oscenamente visibili, no? L'estetica dei supplizi, avrebbe detto Foucault, ma li produce in forma invisibile, no? Non si vedono i morti del sistema, no? O in realtà si vedono per chi li vuol vedere. Io ad esempio continuamente alla stazione centrale di Milano vedo sopprimere i treni causa suicidio sulla linea, no? Appunto, un fenomeno altrettanto interessante. Ora, se questo è lo scenario in cui siamo, in cui la crisi è un modo di governamentalizzare le esistenze, nel senso, ancora una volta, ben delineato da Foucault in un suo corso al Collège de France intitolato Nascita della biopolitica, in cui diceva che la formula decisiva del pensiero neoliberale si compendia nel vivere rischiosamente, nel costringere gli individui a vivere nel rischio, nella precarietà, nell'insicurezza, di modo che le scelte neoliberali non vengano presentate come scelte con alternativa possibile, ma come necessità emergenziale dettata dalla crisi. No, questo è il segreto di questi ultimi arretramenti palesi nel campo dei diritti sociali che si sono registrati in questi ultimi tempi. Questo è il segreto della crisi, che genera una sua soggettività precisa, no? Il precariato, no? Il precariato che marxianamente avrebbe studiato con la categoria che Marx usava. Marx non parlava solo di operai, no? Non parlava solo dell'operaio, Arbeiter, parlava anche dei Lohnsklaven, gli schiavi del salario, categoria secondo me estremamente feconda euristicamente, perché mette in luce come schiavi del salario non siano solo gli operai di fabbrica, ma tout court i precari oggi, no? Bisognerebbe un giorno forse scrivere più caccianamente una storia di coscienza del precariato, bisognerebbe un giorno vedere questa classe che continuamente subisce e mai restituisce in termini di conflitto, no? È il sogno realizzato del capitalismo, ancora una volta, Marx lo dice nel Capitale: se la società non offrisse una resistenza, il capitale non smetterebbe mai di celebrare le sue orge e si impadronerebbe della totalità dell'esistenza degli individui, che è quello che sta capitando oggi nell'epoca del conflitto assente, no? Nell'epoca del conflitto assente, o del conflitto che dove ancora sopravvive viene puntualmente bollato come terrorismo, come violenza e così via. Questo è lo scenario in cui siamo oggi, in cui la sola guerra legittima è quella che fa il capitale e tutte le altre sono dichiarate terrorismo, violenza e così via. Ora, questo è lo scenario in cui noi siamo, in cui chiaramente, come tu dicevi, si realizza più che mai la logica descritta da Marx, per cui dietro l'apparente, dietro la coltre di libertà formale si nasconde la schiavitù economica, sicuramente. No? Il capitalismo ha come propria cifra, fin dal suo sguardo originario, quella di ridurre tutto all'economico e di ridurre anche l'asservimento al momento economico.
Marx, quando descrive così magnificamente, così realisticamente anche, il rapporto contrattuale che viene a instaurarsi tra il lavoratore e il datore di lavoro, ci descrive una scenetta magnifica per comprendere l'odierna violenza economica, no? Che è una violenza in cui non si punta la pistola alla tempia a chi ci sta di fronte, ma semplicemente gli si negano alternative, di modo che la scelta obbligata appaia libera, no? Il contratto di lavoro, dice Marx, è una fictio iuris, no? Una finzione giuridica. Perché? Perché il lavoratore firma liberamente ciò che in realtà è coartato a firmare dalla sua situazione lavorativa, evidentemente, no? L'alternativa non c'è, o fa quel lavoro o muore di fame, no? Per questo Marx dice che il salariato non è alle dipendenze di un padrone, come avveniva nel mondo antico o medievale, ma è alle dipendenze dell'intera classe capitalista. No? Potrà variare tutte le volte che vuole il proprio padrone individuale, ma non potrà mai abbandonare tout court la classe dei padroni. Oggi la situazione è peggiorata ulteriormente perché la disoccupazione totale, il precariato, ci portano di fronte a uno scenario nuovo, evidentemente. No? Anche il fenomeno della disoccupazione andrebbe studiato con attenzione in termini anche filosofici. No? Il capitalismo è la prima società umana che produce la disoccupazione. Nell'antichità mica c'erano i disoccupati, no? Il capitalismo si regge esattamente su questa logica perversa della creazione, diceva Marx, di un esercito industriale di riserva, no? Di braccia sempre disponibili che non vedono l'ora di essere chiamate al lavoro, no? Nel laboratorio della produzione, come dice Marx, il laboratorio segreto della produzione. Ora, il precariato è esattamente una forma coerente, si sente? Sì. Coerente con questo aspetto che stavo enunciando, no? Il precariato si regge esattamente intanto su una temporalità che è quella dell'eterno presente di cui dicevamo prima. Il precario non ha un futuro progettuale davanti a sé, vive nell'ic et nunc dell'emergenzialità della crisi, in maniera totale, evidentemente, no? Il precario è costretto a non fare progetti a lungo termine. Ciò stesso, no? Nell'odierna epoca in cui a tempo indeterminato resta solo la precarietà, evidentemente, solo può fare progetti solo a corto raggio, no? Il precario non ha alcuna possibilità progettuale, non ha alcun futuro, no? È un individuo senza futuro, lo capite bene, non è libero, se tu neghi agli individui la possibilità di progettare il futuro, non vi è libertà. C'è un passo molto bello di Kant nel suo scritto sull'illuminismo, 1784, in cui Kant dice testualmente che è un crimine ai danni dell'umanità privare gli uomini del futuro. Ora, questo è esattamente il crimine ai danni dell'umanità che i neoliberali stanno perpetrando e che, se non fossero loro i dominanti, dovrebbero sedere al banco degli imputati, cioè se siedono, come sapete, al banco degli giudicano sempre gli altri. Tra l'altro faccio notare che nel precariato si vede molto bene un aspetto che oggi non abbiamo toccato, ma se non per di sfuggita in maniera tangenziale, il fatto che il capitalismo è intimamente teologico oggi. La forma teologica del nostro tempo è il capitalismo, che non a caso deve continuamente esorcizzare la presenza di altre religioni che non siano quella immanente della forma merce, no? Fondamentale, anche in questo si vede come la sinistra antiborghese e ultracapitalistica continui a lavorare per il re di Prussia, cioè per il capitalismo stesso, perché tutte le cosiddette battaglie dell'armata Brancaleone laicista finiscono immancabilmente per spianare la strada al movimento di sviluppo del capitale. L'aveva già detto Bloch benissimo quando diceva che nella religione c'è una corrente calda, utopica, che in nome del regno dei cieli lotta contro le ingiustizie presenti, che vuole tradurre, come Cristo peraltro predicava, il regno dei cieli sulla terra. Il capitale deve rimuovere questa corrente calda, deve rimuovere ogni religione che non sia quella della forma merce. Ma è impossibile far capire all'armata Brancaleone dei laicisti che il vero assoluto contro cui bisogna lottare oggi è l'assoluto della forma merce e della logica schiavistica, classistica del modo di produzione capitalistico.
non lo capiranno mai, quindi, perché appunto sono il problema che si pensa come soluzione, di cui dicevamo prima. No, oggi il capitalismo è teologico, il lessico capitalistico ne è impregnato di questa valenza teologica. Il debito, no? In tedesco debito si dice con la stessa parola che vuol dire colpa, schuld, riecheggia questo nel Padre Nostro, rimette a noi i nostri debiti, colpa, la colpa che diventa debito. Ma poi pensate anche alla retorica fastidiosissima del sacrificio, ci chiedono sacrifici sull'altare di Monsieur le Capital, come direbbe Marx, dobbiamo continuamente compiere sacrifici. Il capitale vuole le sue vittime, anche il popolo greco immolato sull'altare del capitale, no? L'Europa serve esattamente a questo, come si dice, a imporre, a sottrarre un controllo ancora da parte della politica sull'economia. Se Marx oggi fosse vivo, probabilmente rideclinerebbe la propria critica dell'economia politica nei termini di una critica dell'economia spoliticizzata, qual è quella contemporanea. Il capitale teologico in molti sensi, tra i quali anche risuona chiaramente questa vocazione teologica nella stessa parola che dice precariato. Precarius in latino deriva da prex precis, la preghiera. Il precario è colui che non può fare affidamento sul futuro perché dipende dalla volontà di qualcun altro. Quel che ha ottenuto l'ha ottenuto tramite preghiera, e può essergli pertanto tolto rapidamente da colui che gliel'ha donato generosamente, in maniera appunto donativa. Il precario questo è esattamente, dipende continuamente dalla volontà padronale. Se voi fate caso, il capitale trionfante dopo l'89, con la sua logica teologica di nuovo assoluto, ha rimosso costantemente tutti i diritti sociali conquistati, diremmo ancora con Hegel, sul campo di battaglia, nella lotta per il riconoscimento, diritti sociali guadagnati appunto tramite l'unione sinergica della lotta per il riconoscimento del lavoro servile con la coscienza infelice borghese, le sta rimuovendo tutte puntualmente. Puntualmente, 1989, si possono contare facilmente, enumerare facilmente queste perdite, no? L'euro in un colpo solo, come sapete, ha cancellato 150 anni di diritti sociali, totalmente, in un colpo solo li ha cancellati. Ma poi pensate anche a tutta questa retorica insopportabile, come già dicevo, del lavoro precario. Il contratto precario a tempo determinato è evidentemente un modo di rimuovere il conflitto, di rimuovere la possibile contrattazione da parte dei subordinati. Viene aggirato in un colpo solo l'impossibilità di licenziare, no? Perché non ti licenzio, ma non ti rinnovo il contratto, evidentemente. Prova a far valere una vocazione oppositiva quando hai un contratto a tempo determinato. Provaci, no? Provaci. Questo è il punto, no? Oggi viviamo in un tempo di capitalismo trionfante, naturalizzato, a tal punto che di capitalismo non si parla neanche più, no? Se parli di capitalismo già lo individui, già mostri qualcosa che naturale non è, che può essere sottoposto a critica. Ma poi soprattutto viviamo in un tempo in cui il capitalismo naturalizzato neutralizza l'idea del conflitto. Oggi il conflitto è il grande assente. Il conflitto, perché appunto da un verso abbiamo la totale indisponibilità degli offesi del pianeta che vivono le ingiustizie che quotidianamente patiscono sulla loro carne viva come se fossero un destino ineluttabile, e per un altro verso sono subordinati anche ideologicamente alla logica ideologica del capitale. Direi anzi che mai come oggi il capitale ha imposto la propria ideologia ai dominati, che hanno completamente metabolizzato questa visione del capitalismo trionfante, no? Non avrai altra società all'infuori di questa, come dicevo. Resistere non serve a nulla, che è anche il titolo di un fortunato bestseller del nostro tempo. Rassegnatevi al mondo così com'è, consumate merci e sopportate il mondo. Potrebbe aprire un capitolo a sé, non lo farò, sulla retorica infelicissima della sopportazione del mondo che domina ipertroficamente il dibattito filosofico contemporaneo, no? Dal
rifiorire dei nuovi realismi che predicano l'inemendabilità della realtà data, alle giaculatorie continue del filosofo tedesco Peter Sloterdijk che predica la sopportazione del mondo e la ragion cinica, alle visioni trionfanti del postmoderno che unisce inestricabilmente fra loro l'utopia e la passione totalitaria, no? Al pensiero antidialettico e quindi anti-hegelo-marziano, che è una costante, lo dico soprattutto per gli universitari in sede, del dibattito filosofico nelle università, in cui, come in una sorta di gioco delle parti, troverete posizioni diversissime fra loro, ma poi, guarda caso, unificate proprio nella rimozione totale dell'elemento dialettico hegelo-marziano. Questo è il punto. Cosa hanno in comune la filosofia analitica, il postmoderno, il pensiero Deleuze, Foucault, il pensiero di Hannah Arendt e così via, cioè quelli che vengono continuamente celebrati nelle aule universitarie, cosa hanno in comune se non la rimozione forzata dell'elemento dialettico e che non marziano, no? In questo sono, come direbbe Lukács, opposti in solidarietà antitetico polare, cioè dicono in maniera opposta la stessa cosa, cioè, mai più Hegel e mai più Marx. Ora si tratta, io dico, e poi mi avvio alla conclusione per aprire anche un dibattito, di utilizzo nel libro, ed è il tema su cui sto lavorando anche attualmente, dopo che ho tracciato nel libro queste tre fasi del capitalismo, fase astratta, fase dialettica, nella quale fase dialettica c'è lo scontro borghesia, potremmo dire borghesia proletariato unite nella coscienza infelice contro il capitalismo e quindi contro la borghesia che invece accetta il capitalismo così com'è, e quindi una lotta aperta al futuro, alla ricerca di una liberazione universale, fino alla fase odierna assoluta del capitalismo. Ebbene, la fase assoluta in cui viviamo, se si caratterizza, come ho detto, per la rimozione del futuro, per l'assolutizzazione del presente, per la neutralizzazione del conflitto, questa è la fase assoluta o speculativa, come dico, del capitalismo, si tratterà allora, questo è il compito per il nostro futuro, ed eventualmente per un nuovo principe, direbbe Machiavelli, che si faccia carico di questo programma, si tratterà di ridialettizzare lo speculativo, cioè di tornare a riaprire un conflitto in seno al presente pervaso dalle logiche capitalistiche, tornare a pensare la realtà non come un dato di fatto intrasformabile, come un oggetto quasi divino che chiede di essere registrato come se fosse natura. Si tratterà di tornare a pensare la realtà come l'aveva pensata Marx, quando nel Capitale diceva che la società non è un solido cristallo, ma un organismo che si sviluppa ed è suscettibile di trasformazione. Si tratterà di tornare a pensare la realtà nei termini dell'idealismo tedesco. Qui non entro nello specifico, ma in estrema sintesi, lo dico anche per gli studenti universitari che so che hanno per interesse per questi temi specifici. L'idealismo, di cui non a caso nelle università circolano sempre solo visioni manicomiali che hanno il fine di rendere incomprensibile e odioso l'idealismo stesso, in tutte le sue gradazioni, l'idealismo, al di là delle differenze Fichte, Hegel, Gentile, Croce, ha come propria specifica caratteristica l'assunzione della realtà non come oggetto che deve essere rispecchiato e lasciato essere così com'è, ma invece la realtà pensata come esito di un fare, come esito che si dispiega nella storia e che è prodotta dal soggetto e dunque può sempre di nuovo essere trasformata. No? Quando Fichte dice pensare il non io come prodotto dall'io, questo sta dicendo, pensare il mondo oggettivo come esito di una posizione del soggetto, ma anche quando Hegel nella fenomenologia dello spirito dice pensare la sostanza come soggetto, significa esattamente ritrovare se stessi, lo spirito, come dice Hegel, nel mondo oggettivo, vissuto non come un destino dato, come una realtà oggettiva, ma come l'esito di un'oggettivazione umana che si dispiega nel tempo storico e che quindi nulla ha di definitivo e tale da annullare ogni prospettiva futura. Ecco, questo è il programma da cui ripartire oggi, nelle macerie del presente in cui siamo, in modo da far valere una seconda conflittualità oppositiva rispetto al capitale trionfante. Il capitalismo oggi si regge non tanto su un elogio delle proprie bontà, che sono inesistenti, evidentemente,
tal punto da non poter essere elogiate nemmeno più dai dominanti. Il capitalismo oggi si regge invece sul tentativo di convincere le menti dei dominanti, ma soprattutto dei dominati, circa la propria destinalità, la propria, potremmo dire, ineluttabilità, la propria negazione totale di alternative. Questo è il punto fondamentale. Si traduce in questo modo una sorta di, potremmo dire, profezia che si autoadempie, perché se la realtà viene pensata come immodificabile dagli attori sociali, tale diventa. Potremmo dire che il fatalismo dello spettatore rende fatale la realtà. Si tratta allora di defatalizzare la realtà, di tornare a pensare il presente come storia, di tornare a pensare l'elemento del conflitto per il riconoscimento del lavoro servile in vista del riconoscimento del lavoro del genere umano visto come soggetto unico e indiviso. Questo è il grande tema dell'universalismo reale a cui tu facevi riferimento. Pensare il genere umano come soggetto unitario che fa in sé la sua storia e il cui lavoro non è proprietà di una classe, ma è proprietà del genere umano come soggetto indiviso, al di là quindi del classismo che oggi domina sotto il cielo, ma soprattutto pensare all'universalismo reale che sia la negazione di quell'universalismo falso, variando la formula di Hegel, la falsa universalità che corrisponde alla globalizzazione. La globalizzazione è un falso universalismo perché universalizza solo l'atomistica delle solitudini, diremmo con Hegel, il sistema egoistico dell'individuo acquisitivo. Questa è la globalizzazione. Il dominio prosaico e pratico, come dice Hegel quando parla del mondo romano. No? La prosaicità reificante dell'odierno sistema globalizzato in cui la società non esiste, ma esistono solo gli individui, non a caso anche la retorica lo dice continuamente. Il vero universalismo è l'universalismo del genere umano vissuto come un unico soggetto che si dà però nella pluralità delle culture, delle tradizioni e delle lingue. Questo è il punto. Perché l'universalismo della globalizzazione o anche dell'eurocrazia è falso? Perché pretende di imporre un'unica lingua, un'unica cultura, un unico modo di vivere a tutti i popoli del pianeta, evidentemente. No? Ma dove c'è un'unica cultura, lì non c'è cultura. La cultura esiste nel dialogo fra le diverse culture che nella loro specificità si relazionano tramite una sorta di universalismo delle differenze, mi piace dire con Giacomo Marramaro, cioè appunto un universalismo di differenze che dialogano assumendo il comune denominatore della natura umana, potremmo dire, che è comune a tutti, appunto, e che esiste contrariamente a quello che recita continuamente la propaganda capitalistica, che appunto gli interessa negare l'esistenza di una natura umana in nome della negazione della possibile resistenza. Oggi la sola resistenza possibile al capitalismo non arriverà dalle moltitudini di Toni Negri, che per intenderci i centri sociali di Toni Negri sono l'altra faccia delle banche multinazionali, no? Sono l'altra faccia della globalizzazione. La resistenza oggi arriverà dalla natura umana. La natura umana, Spinoza, Bocet, non potrà il potere arrivare a un punto tale da non incontrare nella natura umana una resistenza adesso. Questo è il punto fondamentale. L'aveva capito anche Lukács nell'ontologia dell'essere sociale, questo punto, l'ha messo bene in luce, secondo me. Per cui credo che questo sia il programma da cui ripartire. Io personalmente mi ritengo un allievo di Hegel e di Marx, fosse capito, ma propongo di abbandonare completamente invece la dicotomia destra-sinistra, completamente, perché se no dire che si è per la sinistra autentica contro la sinistra falsa, che è quella che c'è, significa dire che in fondo Nichi Vendola o Bersani non sono perfetti, ma sono perfetti. Io invece mi sento completamente un'altra cosa rispetto a questo, perché appunto sto con Marx. Se la sinistra rinuncia a Marx, allora bisogna rinunciare alla sinistra per seguire Marx, ovviamente. Io penso che oggi si tratta di rifondare qualcosa, o meglio di creare un nuovo qualcosa, un nuovo principe, mi piace chiamarlo con Gramsci, no? Un nuovo principe che al di là di questa sterile dicotomia destra-sinistra, la cui attualità oggi è pari a quella della dicotomia Ghibellini-Guelfi,
assuma l'universalismo dell'emancipazione e quindi la lotta contro il capitalismo in nome dell'emancipazione umana, che coesista con la pluralità delle culture, delle lingue e dei modi di essere in cui la natura umana si esprime, questo è l'obiettivo fondamentale. Questo è l'obiettivo fondamentale, e così come Nietzsche andò al di là del bene e del male, oggi bisogna andare al di là della destra e della sinistra.